Ora, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, comunque è la prima volta in vita mia che parlo da un palco, mi sento molto a disagio perché a me piace, come dire, parlare allo stesso livello, però ok. Innanzitutto vedo che c'è un personaggio che è rappresentativo di questo paese, Giuseppe Garibaldi. Non parlare bene di Garibaldi. Ma soprattutto vedo sopra qua tre parole che sono abbastanza appunto significative: banca, banche, popolare, popolo e Lecco, perché siamo a Lecco. Ok, va bene, dice che è fallita, giustamente, però è il senso, ecco. Allora, innanzitutto io parlo a nome mio e a titolo personale. E ovviamente, come si dice spesso, mi assumo le responsabilità di quello che dico, ma soprattutto in primis mi assumo la responsabilità di fronte a Dio, o a comunque la si vuole vedere, alla forza creatrice e generatrice dalla quale noi discendiamo, che dalla quale noi arriviamo. In secondo luogo, dai miei genitori che mi hanno generato, perché nessuno si è fatto da solo, quindi noi tutti dobbiamo qualcosa a chi è venuto prima di noi. Terza battuta, a me stesso e alla mia coscienza devo rispondere e devo essere responsabile, e ovviamente responsabile nei confronti del prossimo, quindi di tutto quello che sta intorno, le altre persone e l'ambiente. Allora, detto questo, io ieri ho fatto per la prima volta un'esperienza di volantinaggio e diciamo che vorrei parlarvi brevemente di quello, ed è stata un'esperienza molto bella. Dopo i primi diciamo minuti un po' di scoraggiamento, perché comunque sia parlare, come dice giustamente Paolo, di queste cose non è semplice, ma dipende anche un attimino dall'approccio che tu hai. Io alla fine mi sono messo fuori dalla chiesa di San Nicolò sul sagrato e aspettavo appunto che le persone arrivavano dal camminamento che appunto collega la strada principale sopra, e ho conosciuto persone interessanti e ho, diciamo che ho anche scritto quello che mi hanno detto, diciamo brevemente. Una persona molto, diciamo, volevo citare questa, e cioè, perché io chiedevo da 1 a 10, diciamo, per attaccare bottone, e poi dopo gli davo il volantino, ovviamente, se era in tema. Da 1 a 10, che voto date al governo, alle istituzioni, come si sono comportati durante questa emergenza? 1, 0. Vabbè, ok, no, ovviamente tutti noi diamo 0, però là chi ha dato 8, c'è stato uno che ha dato 8, la maggior parte 6, qualcuno 5, ma io ve lo garantisco che il voto più basso l'ha dato una persona che poi dopo si è rivelata essere un medico polispecialistico e non aveva nessuna ragione di mentire, perché poi siamo stati lì a parlare 5 minuti e ha dato 4,5, dico la verità, 4,5, che comunque sia gravemente insufficiente. E quindi insomma siamo stati lì a parlare un tantino di tutto questo. La seconda cosa che volevo dire era questa, e cioè che, come la vedo io, qua non si tratta di protesta o di disobbedienza, ok? Ci sta anche questo, sono i vecchi, cioè sono i normali canoni, cioè quelli che ci hanno fatto passare. Io cerco di andare oltre, e cioè questa è una più che legittima, anzi naturale reazione ad un sistema che, se non tutti lo definiscono una dittatura, io penso che tutti o quasi tutti, ripeto, tutti o quasi tutti, lo possano definire come un sistema oppressivo e dispotico. Bravo! Questi mi sembrano degli aggettivi che vanno bene un po' a tutti, no? Oppure uno pensa che siamo nel paese delle meraviglie, ok? Ok, che costringe, scusate, cioè queste cose le ho scritte io, non, cioè nel senso, però... No, no, ma non perché non vi fidate, ma perché sennò magari perdo il filo del discorso la prima volta e non volevo fare troppe cazzate. Allora, quindi sostanzialmente, che costringe in modo ricattatorio a fare determinate cose, ma il fatto è questo qua, che loro viaggiano a senso unico, come se loro avessero la verità in tasca, come se loro avessero il 100% della scienza.
e quindi loro si comportano di conseguenza, e secondo questo ragionamento noi siamo, cioè, dei pazzi, sostanzialmente dei squilibrati, cioè dei folli. Cioè ieri a Monza uno addirittura con la ragazza era venuto a dire, ha detto, ci ha guardato così e ha detto, ma io sono allibito, che noi parlavamo normalmente di cose che non ci inventiamo nemmeno noi, ma che c'è una nutrita schiera di scienziati, professori, medici, la sappiamo tutti, coraggiosi, che la raccontano diversamente e nessuno ci spiega perché. Perché la raccontano diversamente? Io sono l'ultimo imbecille, ma questa gente qua che ho fior di laurea, senso. Ok. Allora, aspetta un attimo. Allora, io vado in giro col dizionario, è già da un po' che vado in giro con il mio Zingarelli. E vi voglio leggere una cosa velocemente, non è che... Allora, definizione di vaccino, Zingarelli, ok? Ci abbiamo studiato tutti, giusto? Ok. Ziacino, lasciamo stare quello di vacca che è la prima definizione, ok? Allora, seconda. Prodotto batterico o virale che introdotto nell'organismo conferisce uno stato di immunità provocando un processo morboso attenuato, usato per la profilassi delle malattie infettive. Allora, non ve lo rileggo perché penso che l'avete capito, penso che lo sapete, ma voi mi dite se quello che propongono loro col discorso mRNA corrisponde a questa definizione? Non c'entra niente. Allora perché lo chiamate vaccino? Lo Zingarelli, parlo a nome di tutti. Cioè questa si chiama trasformazione semantica del significato. Il problema nostro che non riusciamo a trovarci è questo, che tutti parliamo la stessa lingua, ma purtroppo c'è una propaganda asfissiante, quello che volete, che ci fa, attribuire significati diversi alle medesime parole, e sono parole chiave, parole importanti. Quindi, cioè, leggete lo Zingarelli. Un attimo. Vabbè, ce l'ha lei, ma fa niente, me lo ricordo. Allora, io prendo tante volte il giornale per tenermi informato, perché io non vado solo sui canali di libera informazione e tutto il resto, guardo anche il mainstream, quello che si chiama mainstream, no? I canali ufficiali, e qua ci sono tutti, ecco, brava, ecco questo no, l'altro. Eccolo qua. E ora più libertà. Prendo ancora il mio Zingarelli un attimino, voi mi perdonerete se io vi faccio perdere ancora qualche momento. Ok, non l'ho sottolineata questa? Sì, l'ho sottolineata. Eccola qua. Allora. Definizione, cioè poi dopo basta, non tiro più fuori lo Zingarelli. Allora, libertà. Condizione di chi o di ciò che non subisce controlli, costrizioni, coercizioni, impedimenti e similari, possibilità di agire in modo autonomo, libertà di movimento, eccetera, eccetera, condizione di chi non ha obblighi, impegni, legami, eccetera, eccetera. Ora, ecco, vabbè, poi ce ne sono altri importanti, ma perché sennò è troppo lunga. Ditemi voi, la definizione di libertà cosa c'entra con questo giornale? Ve lo leggo per chi non lo legge, riferito a tutti, il giornale che si chiama giornale, tra l'altro. La svolta, e ora più libertà, grazie al Green Pass. Ma che cazzo c'entra? Cioè, scusate, non voglio dire parole perché non mi piace dire parolacce. Ma come fa a essere accettato
ma anche di logica. Libertà con Green Pass non è libertà, è un'altra cosa. Libertà è libertà, punto. Dovete trovarmi un'altra parola. Trovatemi un'altra parola. Allora, ultima cosa, e poi vado. Potrei stare qua 3 ore forse, però va bene. Allora, questo è riferito, con tutto il rispetto, vediamo le cose più importanti tutto, sulle forze dell'ordine. Allora, se mi è consentito ancora avere il diritto di parola, educata, civile, non mi sembra che ho detto parolacce, non ho, solo una l'ho detta, va bene. Se ce l'ho ancora questo diritto, o non me l'ha tolto l'ultimo DPCM di turno, anzi no, l'ultimo decreto Draghi, quindi c'è ancora il diritto di parola? Ok, io non è che sto per dire una cosa pesantissima, però è una cosa a cui tengo molto. Alle signore forze dell'ordine, ovviamente, come ripeto prima, io parlo a titolo personale perché mi assumo tutto quanto, perché io parlo col cuore ma fuori dai denti. Se nelle forze dell'ordine, statistica, anche fra di loro c'è chi non ci sta, non ci sta, e si sta parlando di 27% dei signori carabinieri, 17% della signora polizia, 13% della signora guardia di finanza, e io non so i vigili. Ma io mi domando, fra di voi parlerete, ci mancherebbe altro, siete un corpo, diciamo, che i tutori dell'ordine, bellissima tra l'altro che mi viene in mente adesso, quella dei vigili del fuoco, che per solidarietà nei confronti di chi non voleva fare il vaccino, non voleva fare il Green Pass, sono andati tutti a mangiare, cioè nel senso fuori, perché non si possono dividere loro, lo hanno detto, perché è un corpo d'armata che salva, cioè non è un corpo d'armata, è un corpo protezione di tutto che salva la vita, e serve lo spirito di corpo, bravo, ok, unità, giusto, ok, quindi, ok, siamo ormai, diciamo, abbiamo capito che questa cosa è trasversale, riguarda tutte le categorie, perché ci sarà sempre un 10, 20, 30, quello che è, per cento di persone che non ci stanno a, tra virgolette, ma forse senza tra virgolette, disumanizzarci attraverso il cosiddetto transumanesimo e tutto il resto, perché la cosa è comunque poco chiara anche a tutti i vertici, lo dicono questi, cioè per dire, ho portato qualche libro che non è che riesco a leggerli tutti, però insomma ci sono cose importanti, cioè cose scritte da magistrati, ok? Strage di Stato, l'industria della vaccinazione, il giallo del coronavirus, protocollo contagio. Io sono, tra l'altro, ho contattato queste persone che li hanno scritti, perché voglio sempre avere un rapporto diretto. Tanti ho anche il numero di telefono, ma questa è un'altra cosa. Operazione Corona, colpo di Stato globale, coronavirus, tutto ciò che non torna sull'epidemia che ha nascosto il mondo, eresia, attacco di famiglia, attacco alla famiglia, poi come è stata svenduta l'Italia, pietrolato lobbying, cioè, ma ragazzi, ok, avevo già concluso, cioè, l'ultima cosa. Ma comunque, visto che comunque questi libri non li hanno scritti degli imbecilli, li hanno scritti delle persone con tanto di titoli accademici e tutto, che analizzano la realtà, il libro più importante che vorrei dirvi, cioè in questo momento, per me, si chiama, ma per me, ma per noi, in senso, noi che siamo qua, che è una cosa che dobbiamo, penso, superare tutti, Peppino Ortoleva ha scritto sulla viltà, anatomia e storia di un male comune, essere vile, essere ignavi, significa che noi dobbiamo superare la nostra, che è un po' di tutti, viltà, perché siamo tutti a nostro modo vili, perché con la nostra coscienza possiamo dire che siamo tutti a posto, che abbiamo fatto il meglio che potevamo fare? Quindi io non sono, e qua veramente concludo, non sono per il no, Rosario Livatino, giudice ragazzino, ultima citazione,
ultima citazione, suo cugino l'aveva detto, che lui aveva detto, lui non era per contro la violenza, contro i mafiosi, lui era sì alla giustizia. Quindi io non sono no, io sono sì alla libertà. Noi dobbiamo togliere il no e mettere il sì, perché il sì vuol dire azione. Buon basso, ci vediamo la prossima volta.